tende a perdersi dentro se stesso invece di fare un viaggio all'esterno. Questa canzone si chiama perché i cantanti si sciolgono, si staccano dal gruppo e fanno la carriera solista. Quando hanno gente del genere, io ho visto tutto dalla giusta regolazione. Cioè lui ha detto Swift proprio quando tu dovevi dire il nome del pezzo, perdonami, non è stata colpa sua. Sì, infatti le cose non succedono mai per caso, è così. Cioè, come se ti cantassi non sai fare pausa. Devo respirare ogni tanto, gioia mia. Sì! 3, 4, 30. Noi così il primo tempo non lo vinceremo mai, io ve lo dico. Il primo tempo. No. Non si può fare canzoni finire con voi, però va. Infatti io avrei un'alternativa. Vai. Vado con l'alternativa, no, vai, vado con l'alternativa e poi facciamo il pezzo. Vai, vai. Ho un po' paura. Già con questo accordo. No, no, no. Ma l'avete sentita questa canzone qua? La saga del Vinuzzo la conoscete? No. O Vinuzzo di Piaci, no? Qualcuno di voi la conosce? No. No? No! No! Allora ragazzi, adesso canteremo una canzone traditional rearranged by Marco Setubi. È una canzone che... se quello parla, che... aspetta. È una canzone... Allora io posso anche sopportare molto, però pure tu, una cosa che non so, aspetta un attimo, è una cosa interessante. Grazie. Sì, ma dove vai? No, Pippo, capisci? Un applauso a Pippo per favore. Questa canzone in siciliano che ha inventato un nostro, insomma, un paesano marsalese della vecchia generazione, quello della guerra, e fece questa canzone qua che poi fu staccheggiata, diciamo copiata da tanti altri interpreti degli anni 60, però noi adesso vi faremo sentire la versione originale, che fa più o meno questo paese. Un tizio che faceva il macellaio di mestiere e diciamo che aveva poca voglia di lavorare, se andavi a comprare la carne di lui non era sicuro che, insomma, mangiavi quello che c'era scritto. O il coniglio non era coniglio ma era gatto, il piccione non era piccione ma era torcio, insomma lui era così, era un creativo ante litteram della Nouvelle Cuisine. Lui soleva, diciamo, oziare fuori dalla sua putia, diciamo, che non si dice putia, la sua bottega, in questa bellissima strada azzurra con quella di plastica, no? La gente che si, cioè, la prolunga di, stava lì e cantava questa bellissima canzone che faceva. Ok, vediamo questo. Molta gente lo copiò. Molta gente nel corso degli anni copiò questa canzone e ne fece delle hit internazionali incredibili. Però lui, nonostante tutto, non se la prendeva mai perché era una persona buona, uno spunzone. Tu sapete cosa significa spunzone? Spunta. Cos'è la spunta? La spugna, esatto. Lui era una spugna, sapete, che beveva come la merda. E sosteneva che anche il gatto, con un po' di vino marsala stravecchio, 16 gradi, scendeva che era un piacere. Comunque, questo non lo mise mai nella sua canzone, ma lo sappiamo da fonti attendibili. La canzone in questione, che si chiama Vinuzzo ti piace,
Adesso ve la facciamo sentire, vai. Una nota marca di birra copiò anche parte di questa canzone e ne fece uno spot qualche anno fa. Ma possiamo perdere tutto ciò adesso, facciamo sentire, avete voglia di sentirla questa canzone o no? Hai 10 anni di me, che è un universo, o se